Il mondo delle imprese ha un compito importante, quello di essere vicino alle scuole per mostrare loro la realtà dell'universo produttivo sempre in evoluzione. Con queste parole Giuseppe Zigliotto, presidente di Confindustria Vicenza, introduce negli spazi della fiera Education Awards 2015, l'evento che premia aziende, studenti, insegnanti che più si sono cimentati nelle diverse opportunità di business. Fra le eccellenze direi innanzitutto la cultura d'impresa che si sviluppa attraverso dei programmi, dei concorsi che sviluppano nei ragazzi la possibilità di diventare imprenditori con la tua futura impresa ad esempio, che è un concorso che permette ai ragazzi di costruire, di inventare una loro opportunità di business, una loro azienda, piuttosto che il Business Culture Game, che è un'opportunità per i ragazzi di misurarsi con una serie di scelte imprenditoriali, di scelte di gestione aziendale che li mette a confronto con la quotidianità che noi viviamo in azienda, piuttosto che con i ragazzi anche delle elementari con Eureka Funziona, che è sempre una bella opportunità per i bambini di creare un gioco ma anche di dare un occhio al futuro. Oltre 20 premiati portatori di nuove idee ed intuizioni, a dimostrazione che si stanno facendo passi da gigante nel rapporto cruciale tra scuola e impresa, un percorso che Confindustria Vicenza segue da 16 anni, assegnando premi e borse di studio a quanti hanno creduto nei progetti di formazione messi a punto dall'associazione nel 2014.